Benvenuti a una nuova puntata del Dottore Risponde, dal vostro medico di famiglia Roberto Barra, insieme a oggi col dottor Vincenzo Girardi, che è anche lui medico di famiglia, ancora in attività, e soprattutto psichiatra, e alla dottoressa Roberta Cavasso, counselor. Oggi parleremo di una qualcosa che è estremamente diffuso, ma che purtroppo ancora dal punto di vista culturale, dal punto di vista di stigma, viene vissuto come un qualcosa che non si dice. Di che parliamo? Parliamo di depressione. Tu parlavi adesso, io mi sono ricordato che noi abbiamo iniziato nel 96 a parlare di depressione. All'epoca organizzavamo questa riunione con i pazienti nei cinema e riuscivamo a riempire un cinema di pazienti che erano interessati alla problematica della depressione. È iniziato proprio questo movimento di divulgazione della problematica dei problemi psichici, proprio perché fino ad allora c'era molta vergogna, c'era molta titubanza a parlare del problema depressivo. Con questa piccola parte nostra, c'era anche il dottor Barra, anzi l'organizzatore era lui, siamo riusciti effettivamente a coinvolgere molti pazienti e c'è stata la possibilità di agganciare molti pazienti che avevano questo tipo di problema e che non ne parlavano neanche col proprio medico curante. Devo dire, la depressione è una vera e propria malattia, dobbiamo considerarla come una vera e propria malattia che purtroppo ha una notevole incidenza. Quando aprivamo questi incontri, noi dicevamo che nel 2020 la depressione sarebbe stata la seconda causa di inabilità fra tutte le malattie. Poi è arrivato il Covid, che ha spaiato molto le carte, ed ovviamente è la prima causa di disabilità, ha superato le malattie cardiovascolari ed ha un'incidenza piuttosto spiccata. C'è da tenere presente che uno su cinque può nel corso della vita andare incontro a fenomeni tipo depressivi. La depressione è, abbiamo detto, una malattia che si presenta in maniera abbastanza caratteristica. Molto spesso è associata all'ansia, tant'è vero che spesso si parla di depressione ansiosa, pur essendo due malattie che sono però separate fra di loro. La depressione, la caratteristica principale della depressione è questo umore che tende al depresso, per cui diciamo c'è una tristezza di fondo, ma non è sufficiente questo, è necessario anche che ci sia una perdita di interesse per le cose che prima erano piacevoli, per cui il paziente percepisce un cambiamento, no? Prima mi faceva piacere andare al cinema, adesso non mi dà piacere, mi scoccia, non sono più interessato. Spesso si associa a altri disturbi che devono essere sempre presenti per poter fare una diagnosi di depressione. Spesso ci sono disturbi dell'alimentazione che possono essere sia un aumento dell'appetito sia una perdita dell'appetito. Talvolta l'aumento dell'appetito raggiunge situazioni di tipo quasi bulimico, no? Con le sveglie notturne in cui il paziente si sveglia di notte, deve mangiare molto, appunto mi dicono che mangiano quello che trovano in frigorifero, preferendo però se possibile il carboidrato. C'è un disturbo del sonno che si associa alla depressione, dove può essere sia un'insonnia iniziale, quindi con la difficoltà ad addormentarsi, sia più spesso nelle depressioni questa insonnia del risveglio precoce, dopo 2-3 ore di sonno ci si sveglia e non ci si addormenta più. La presenza di questi sintomi, insieme anche a un senso di squalifica nei propri confronti, il paziente pensa sempre di essere in qualche modo colpevole di avere la depressione,
un po' sostenuto anche dalle comunicazioni familiari, no? Molto spesso i familiari dicono: e dai, te la stai facendo venire, no? E il paziente che ha una scarsa stima di sé, molto spesso aderisce e fa sua questa comunicazione, sentendosi in colpa per la malattia, ma in colpa in generale per tutto quello che succede. Si può arrivare nei casi gravi addirittura ai deliri di rovina, che, per cui si ritiene che si sia responsabile di gravi situazioni. Spesso, e abbiamo detto, è associato all'ansia, e in alcune situazioni la presenza contemporanea di ansia può essere anche pericolosa, perché spesso i pazienti depressi hanno anche dei pensieri anticonservativi, cioè talvolta arrivano a pensare al suicidio, talvolta arrivano ad attuare il suicidio. Quindi è molto importante poi che le idee in questo senso vengano comunicate al proprio medico, al proprio terapeuta se si è in terapia, al proprio counselor se si sta seguendo un percorso di counseling, perché è importante poi cercare di intervenire per evitare che ci possa essere un evento appunto che è così drammatico, insomma. Altro sintomo che non è da sottovalutare è questo: il paziente riferisce come se non avesse più una grossa capacità cognitiva, no? Come se faticasse a pensare, non avesse più una facilità nel ricordare le cose, ma anche questo rientra, non è un problema di tipo di demenza, si parla in questi casi di pseudodemenza, che paradossalmente però è una demenza che guarisce insieme alla depressione, quando si cura la depressione sparisce la demenza, quindi non è una demenza. Per cui è una malattia piuttosto complessa che però va affrontata e che è possibile trattare, insomma. Dottore, posso approfittare? Abbiamo raccolto delle domande. La prima ovviamente è quella più la classica, cioè proprio di come viene la depressione. Allora, ovviamente non c'è una motivazione per la depressione. Posso dire una cosa certa, che posso dire come non viene la depressione. La depressione non viene perché te la vuoi far venire. Cosa che invece puntualmente viene detta ai pazienti, il famoso sei tu che te la fai venire o sei tu che non ci metti sufficiente buona volontà per curarti, il che è folle perché ovviamente è una malattia, per cui noi non ci facciamo venire la bronchite e non riusciamo a curarci della bronchite se non attraverso una cura. Esistono sicuramente dei fattori genetici che influenzano la predisposizione. Questo che significa? Nel momento in cui andiamo a fare un'accurata anamnesi familiare, a chiedere se in famiglia qualcuno aveva questo problema, quasi sempre si becca qualche cosa. Una familiarità, diciamo. È una familiarità perché c'è una predisposizione genetica. Ovviamente la predisposizione genetica non è una condanna, non è che se papà o mamma avevano la depressione tu devi necessariamente poi avere la depressione, perché è importante che ci siano anche dei fattori ambientali che possono innescare la depressione. Ci sono molti eventi della vita che poi fungono da innesco. Un lutto ti può far venire una depressione, ma anche cose più banali, tipo la perdita del lavoro, un trasferimento, una separazione, il pensionamento. Quindi un evento catalizzatore. Un evento catalizzatore che può facilitare la comparsa o addirittura indurre la comparsa della depressione. Ma anche altri fattori, ci sono alcuni farmaci per esempio che possono facilmente indurre la depressione,
per cui noi ci troviamo in una situazione perché il paziente sta pigliando banalmente il cortisone. O, per carità, malattie che in qualche modo vanno a inficiare la nostra integrità, malattie croniche, malattie che magari ci tolgono anche in termini di autonomia, chiaramente possono facilmente innescare fenomeni depressivi. Quindi non possiamo dire che c'è un motivo per la depressione, ci sono più motivi, una vita molto stressata, sia per uno stress, abbiamo visto in acuto quello, appunto, separazione, lutto e quant'altro, ma sia uno stress continuativo possono indurre poi un meccanismo di logoramento, quello che una volta era l'esaurimento, ti possono indurre un fenomeno di tipo depressivo. Dottore, mi aggancio quindi a questo. Quindi, secondo lei può venire a tutti oppure abbiamo una particolare... Allora, Archimede diceva, datemi una giusta leva e vi solleverò il mondo. Un punto d'appoggio e una giusta leva. Io dico che per la depressione, se la vita mi dà la giusta spallata, la depressione può venire a tutti. Può venire a tutti, ovviamente esistono dei fattori che sono facilitanti e predisponenti. Abbiamo detto il fattore genetico fondamentale, no? Però c'è anche un discorso di genere, per esempio, nelle donne la depressione è il doppio rispetto agli uomini. E questo non è casuale, perché da un lato esiste un assetto psicoemotivo della donna. Sono sicuramente le donne sono più sensibili, sono più empatiche rispetto agli uomini, per cui più facilmente possono, come dire, avere la sensibilità per entrare in contatto anche con la depressione. Sicuramente le donne hanno una variabilità ormonale e ormai è accertato che gli ormoni possono essere depressogeni. Tanto è vero che gli episodi depressivi nelle donne sono quasi sempre in concomitanza con eventi di modificazioni ormonali, la pubertà, la menopausa, la gravidanza, il post-gravidanza. Ma paradossalmente una sindrome mestruale, premestruale e mestruale, legata sempre a un discorso ormonale, ti dà una grossa variazione del tono dell'umore, che per carità non arriva alla depressione, che abbiamo detto essere altra cosa, però comunque c'è una modifica del tono dell'umore, per cui le donne sicuramente possono essere più soggette. Una volta predetto gli anziani fra i 50 e i 60 anni, diciamo, quindi anziani con tutte le virgolette del caso, se ha il massimo del picco. Attualmente devo inserire però anche giovani, perché quello che sta succedendo nell'ultimo decennio si è visto che c'è stato un crescendo, ma col Covid c'è stato un picco dell'interessamento dei giovani, un po' perché c'è stato questo maggior isolamento sociale, per cui hanno avuto meno possibilità di avere relazioni, ma un po' anche perché si sono rinforzate già delle cattive abitudini che i nostri ragazzi hanno, che sono quelle di posporre l'orario di addormentamento sempre di più e far sì che il sonno vada, diciamo, sempre più ridotto. E si è visto che una buona igiene del sonno invece è un'azione di protezione dalla depressione, una cattiva igiene del sonno induce la depressione. Spesso fanno diete che sono diete un po' a cavolo, nel senso non seguiti da un nutrizionista, e le diete particolarmente stressanti possono facilitare l'insorgenza di depressione. Anche la struttura familiare che c'è intorno ai giovani di adesso è diversa un po' dalle generazioni precedenti, perché molto più frequentemente abbiamo delle famiglie che sono frammentate, non
non c'è più una coesione familiare che poteva servire per aiutare a evitare l'andare in depressione dei ragazzi. Attualmente invece si è visto che il numero sta aumentando in maniera abbastanza consistente, tant'è vero che c'è stato proprio un allarme, il bonus psicologo nel post-Covid è orientato soprattutto su quella fascia di età e moltissimi stanno usufruendo di questa possibilità. La risposta è stata massiccia. Sì, c'è stata una grossa richiesta proprio perché questo può far capire anche che c'è nella visione dei giovani adulti soprattutto sono più mirati alla cura. Cioè, nel senso. Sicuramente hanno capito che praticamente iniziare un percorso, che sia un percorso farmacologico, che sia un percorso di psicoterapia, sicuramente è qualcosa che ti può aiutare a venire fuori da una situazione che obiettivamente è sgradevole, cioè vivere una condizione di depressione ti dà una qualità di vita che è molto degradata, insomma, per cui poter fare qualcosa sicuramente è di aiuto per il paziente. E cosa potremmo dire di più su come si cura? Giusto per concludere. Beh, allora, diciamo che praticamente fortunatamente adesso il ventaglio è piuttosto ampio. Quando io mi sono laureato, i farmaci che si utilizzavano all'epoca erano i farmaci, i cosiddetti triciclici, che erano i farmaci che avevano un sacco di effetti collaterali, per cui veramente era un problema dover iniziare una terapia perché tu sapevi che dovevi preparare il paziente e dirgli che avrebbe avuto molti fastidi, molti disturbi a fronte di un futuro miglioramento. Attualmente non è più così. Ci sono dei farmaci specifici che sono farmaci molto maneggevoli, sono farmaci, qua ci tengo a sottolineare perché ancora ora, ogni volta che propongo una terapia farmacologica al paziente, il paziente è terrorizzato dall'idea di poter essere dipendente o di poter essere uno zombie. Dice, non è che io poi divento molto sedato, mi addormento, eccetera, eccetera. Non sono farmaci per la depressione, quelli là si usano per altro tipo di patologia più gravi. Per la depressione si usano farmaci che diciamo sono maneggevoli nel senso che danno una dipendenza, ma è una dipendenza di tipo chimica, un po' come per il solito cortisone che dobbiamo inserire e poi togliere scalando gradatamente e non possiamo interromperlo un giorno per un altro. Ma nel giro di una settimana il farmaco antidepressivo si scala e si elimina. Questo se si usano i farmaci, ma attualmente esiste, è come dire, è ormai consolidato, no? L'uso della psicoterapia, che è vero che, devo dire, il nostro sistema sanitario nazionale supporta poco questo tipo di intervento, per cui più spesso è su base privatistica, anche perché il sistema sanitario nazionale prevede una richiesta di 6 psicoterapie che possono essere poi ripetute nel tempo. Devo dire, fortunatamente ci sono organizzazioni come la Onlus Salute in Collina, per esempio, che fornisce anche la possibilità di un supporto psicoterapico proprio perché sappiamo che il sistema sanitario nazionale non garantisce un percorso di lungo respiro, come dire, gestisce l'emergenza, superata l'emergenza poi sono cavoletti tuoi. Non ti sovvenziona più un percorso di terapia. Però ci sono iniziative lodabili come quelle della Onlus Salute in Collina che danno una mano, che aiutano in questo tipo di problematica. Un caffè pagato. No, è un dato obiettivo, è importante. L'abbiamo creata a suo tempo anche insieme, poi ci sono state evoluzioni. So che tu, insomma, se la pensi abbastanza come me. Eh sì.
Quindi il problema principale che dobbiamo far passare, credo, confermamelo o meno, che il farmaco sicuramente ti allevia i sintomi, ma la terapia serve a formare le fondamenta perché questi sintomi non si ripresentino troppo spesso. Sì, io parlo di doppio binario in terapia, cioè dove la terapia farmacologica ha la caratteristica di essere più rapida del percorso di psicoterapia, però è anche una terapia che io devo mettere nel conto che devo poter togliere proprio per evitare i problemi di dipendenza che temono i pazienti. Se io ci associo un percorso di psicoterapia, io vado a fare un lavoro sulla struttura di personalità del paziente, per cui chiaramente rinforzando la struttura mi diventa poi molto più facile andare a togliere il farmaco, perché non serve più il supporto farmacologico, in quanto il supporto riesco a darmelo da solo, avendo fatto un percorso di crescita individuale che mi dà più struttura e mi rende meno vulnerabile alla depressione. Non possiamo dire invulnerabile, perché abbiamo visto prima, non esiste l'invulnerabilità, ma esiste la possibilità, appunto, anche in persone che siano predisposte, se fanno un percorso di psicoterapia diventa più difficile ricadere nella problematica. È un po' come se imparassimo ad alzare l'asticella del nostro punto di rottura, lo rendiamo più difficile, la vita ci deve dare una spallata più grossa. E fortunatamente le spallate grosse non sono poi tanto frequenti, per nostra fortuna. Per nostra fortuna. Ma la spallata può essere pure a favore. Quindi può per capitare carità, anche... Ma la psicoterapia è una spallata, programmata a favore, certo, in qualche modo. Proprio quello che volevo dire, sì, sì. Insomma, con la psicoterapia noi non ci diamo un pesce tutti i giorni da mangiare che riusciamo così a sfamare il paziente, ma gli diamo la canna e la lenza e gli insegniamo a pescare, così il pesce se lo va a procurare da solo. Ecco. Dare gli strumenti per venire fuori da un certo tipo esatto. di problematica. Benissimo, io penso che abbiamo svariato bene e sicuramente abbiamo dato un buon impatto, però ci dobbiamo rivedere, perché dobbiamo fare, secondo me, ancora per esempio una trasmissione sui farmaci e una trasmissione sulle terapie, okay. Per cui sicuramente sarà un incontro che si dovrà ripetere. Come sempre io vi chiedo, chiamateci, mandateci messaggi, mandateci su Neapolis TV, su Facebook e su Salute in Collina dei pareri distruttivi, ma mandateci dei pareri anche positivi. Anche positivi, certo, però fate in modo che noi possiamo capire se stiamo facendo qualcosa non bene, se possiamo farla meglio, se possiamo venire più incontro alle vostre necessità. Quindi ringrazio coloro che hanno fatto la trasmissione oggi insieme a me e alla prossima. Arrivederci. Mm-hmm.